Ad un certo punto si era messa abbastanza male, poi alla fine però siete riusciti a trovare il break vincente. Sì, è stata una partita tosta, come lo sapevamo che Padova è una squadra molto buona e soprattutto in casa battono molto bene, ci hanno messo un po' in difficoltà col servizio, però sono contento, siamo stati bravi a non mollare mai, anche quando eravamo 10 a 5 dietro nel tie break siamo riusciti a girare il set e vincerlo alla fine. Te l'aspettavi alla vigilia una gara di questa intensità oppure pensavi che fosse un po' più semplice? No, ci aspettavamo perché Padova ha disputato due buone partite, una a casa, una fuori contro Perugia, gioca una a pallavolo molto veloce, ci aspettavamo una partita tosta. Adesso prossimo impegno con il mondiale per club, cosa vi aspettate da questa avventura? Lì ci sono veramente le migliori squadre del mondo, quindi andiamo lì a cercare di giocare partita dopo partita nel gruppo e poi qualificarci per la semifinale. Grazie, bocca al lupo. Grazie, credo.